Ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete per una nuova deck profile, diciamo, per una rettifica di una deck profile che ho fatto ieri, è uscito il mio video. E vabbè, tutti possono sbagliare, lavorando tantissimo, facendo video, giocando, testando, eccetera, 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 facciamo una vita oltre a questo, un po' di vita. Soprattutto per i miei gatti. Vabbè, e c'è stato uno sbaglio. Che cosa ho fatto? Me l'ha fatto notare un utente molto serio e cortese, come si dovrebbe essere. Che ho fatto? Ho messo questa carta e l'ho riportata a modo mio. Perché lei che fa? Entra in gioco tappata. Vabbè, vi ricordo una carta nuova di M20. Entra in gioco tappata da mano incolore. Poi lei o un'altra terra, quando entra in gioco, se abbiamo sette o più terre con nomi diversi, creiamo uno zombie 2-2. Perché ho sbagliato? Perché non ho detto nomi diversi, soprattutto perché il deck che volevo montare era basata su questa carta. Presenza terrificante. Quando una palude entra in gioco, o peschiamo una carta e perdiamo un punto vita, o facciamo due danni e guadagniamo due punti vita. E niente. Quindi che ho fatto? Tra stanotte e stamattina ho testato un po' il deck e stanotte l'ho rifatto. Poi oggi ho giocato con dei ragazzi e ho provato una nuova versione basata sempre su di lei. Quell'altro video lo lascio lo stesso, non fa niente, ho sbagliato, ci sta. Facciamo vedere perché chi fa le cose può sbagliare, chi non le fa è ovvio che non sbaglia mai. Allora il deck è cambiato quasi radicalmente, non al 100%, non ci sono più stregonerie o altro per rampare, è molto basato sulle creature. Andiamola a vedere. Quattro brulicanti, mettiamoli qua e li conosciamo. Quattro druide e le conosciamo. Ho montato lei perché vorrei fare lei al terzo o qualcos'altro di figo. Due druide dell'incubazione, come sempre. Quattro rivigoritori elfici, pure loro c'erano. La novità è questo bellissimo ley line, predatore delle ley line, che è a tocco letale, legame vitale con tre mana e una 2-3 che dà mana di qualsiasi colore. Forte, forte, forte. Due chupacabra e due plasmatori del mondo. E lei, teniamola d'occhio. Poi continuiamo, aspetta, vediamo di. Ok, estendiamoci un attimo, scusate raga, però lo volevo fare questo video, lo volevo fare pure il più presto possibile, anche per far vedere come faccio, quel che faccio, farei un video pure per spiegare un po' da cosa parto, come in questo caso da lei, perciò tutto è basato su di lei e devo spammare tante paludi in qualche modo. E lei è una di quelle carte che ci fa spammare paludi, che fa 4 mana 3-3, se attacca maciniamo le prime 3 carte del nostro grimorio, quando morirà rimetteremo in gioco tutte le carte terra nel nostro cimitero. Se abbiamo lei, con lei, il Bontu, possiamo sacrificare tutte le terre, sacrificare anche lei, o le terre vanno in cimitero, lei va nel cimitero e ritorna in gioco tutte le terre, sia quelle del momento che sono andate nel cimitero, sia quelle che già potevano starci. E questa è una bellissima combo. Se c'è anche lei in gioco, sono tanti schiaffi. Mettiamola qui. E di Bontu ne montiamo due. Uno, mo ne ho. Non rompete. Poi una fanciulla del massacro, che è un removal di massa, ne monto uno di meno. Poi due Vraska per pescare, distruggere, sacrificare i propri permanenti. Un Morphorama pure per fare la combo. Riceviamo, sacrifica 4 terre, ne mettiamo altre 4, almeno facciamo altri danni per dire. Pure al quinto turno. 1 e 2. È in monocopia perché è cambiato molto la struttura del deck. Due finali di eternità fortissima, giocata veramente se questo si gioca a mana avanzato e riusciamo a rimettere in gioco tutte e due, facciamo veramente il casino.
un finale di devastazione e poi novità, evocazioni condivise, 5 mani istantaneo, potevo prendere due creature con nomi diversi e aggiungere la mano. 1, 2, 3, 4, 5 creature che possiamo scegliere, anzi aggiungiamo pure la sesta. Forti, forti, forti. 4 tombe infestate che valgono come paludi. 4 tempi per fare scry, tanto ai primi turni abbiamo solo il brucante. E il brucante pure avanti sarà una carta forte. Poi 3 foreste, 6, 9, 10, 11, 12, 3, 6, sì. 12 paludi e infine 2 campi della rovina per cercarti foresta, spaccare Blessed Zone all'avversario o qualche altra terra infida e cattiva. E dai raga, bella versione dopo tutto, sono riuscito a recuperare in nemmeno 24 ore. Dai, like al video, me lo merito questa volta. Condivisione, iscrivetevi al canale, tutto quello che volete, vi voglio bene. Dalla vostra presenza terrificante è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!